Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del giovedì sera organizzato da Rete Informatica Lavoro. Sono webinar tecnici anche in collaborazione con la nostra Academy, Rete Informatica Academy, su varie tematiche inerenti al settore informatico. Come sempre sono Maria Luce Villa, Brand Manager di Rete Informatica Lavoro e di Performa Group. Buonasera a tutti, grazie di iscrivermi. E con me questa sera c'è subito Daniele Perugini, freelance data engineer e architect. Bentornato, ciao Daniele. Ciao, è un Ciao a piacere te. trovarti ed è un piacere trovare tutti voi. Perfetto, con Daniele abbiamo affrontato in un precedente webinar l'introduzione ad Azure, che potete comunque rivedere sul nostro canale YouTube. Dopo vi rimando il link. Volevamo sapere se qualcuno aveva già comunque visto il precedente webinar di Daniele. Siamo un po' curiosi questa sera. Abbiamo anche attivato le reaction che trovate sotto, quindi potete darci come si dice, il pollice su se avete comunque visto il video. E quindi siamo molto contenti. Ecco, purtroppo no. Va bene, comunque potete rivedere tutti i nostri webinar sul nostro canale che vi lascio qui nella chat. Vi invito anche a iscrivervi al canale, così almeno avrete l'opportunità di essere, grazie alle notifiche, di essere aggiornate sempre sui nostri webinar che comunque vengono caricati il giorno dopo della live. Quindi anche questo video lo troverete già da domani mattina. Oggi Daniele, di cosa parleremo questa sera? Puoi Beh, darci un riassunto? spoileriamo. Beh, l'altra Spoileriamo, dai. volta abbiamo parlato brevemente di cos'è il cloud, di quello che permette di fare il cloud. Oggi faremo un pochino più focus sul mondo dei dati, che è quello che conosco meglio, visto appunto la mia attività, e anche per far vedere quello che adesso possiamo fare, come si sta evolvendo. Appunto questo mondo e faremo particolarmente focus appunto su Azure. Ok, perfetto. Nella parte finale risponderemo alle domande, giusto? Quindi, oppure vuoi gestire, se vedi qualche domanda, dimmi tu. Le Guarda, facciamo così. No, gestisci come vuoi. guarda, facciamo così, siccome ho piacere che sia una cosa interattiva, se qualcuno ha delle domande. Anzi, ben vengano, però magari se mi puoi aiutare tu, Maria Luce, Certo. perché non riesco magari a guardare Chiaro, chiaro. contemporaneamente slide e chat, così ci Va bene, va aiutiamo. bene, allora ti interromperò. Ok, assolutamente, sarà un piacere. Perfetto. Buon webinar a tutti, allora, a più tardi. Bene, allora io intanto inizio condividendo il mio schermo. Ecco qui. Schermo numero 2. Bene. Qui viene un po' descritto, diciamo, quello che faccio. Per chi è la prima volta che si collega e che appunto ha modo di vedere questa, diciamo, questa parte o insomma riconoscermi, io mi occupo fondamentalmente di dati. Sono appunto un freelance, quindi ho avuto nel corso del tempo la possibilità di conoscere diverse aziende, di avere a che fare anche con situazioni e panorami diversi, ma generalmente ho sempre avuto a che fare con il mondo dei dati. È un mondo che a me particolarmente piace, per me è molto stimolante e mi sono focalizzato, mi sono certificato nel corso del tempo proprio su questo mondo perché conoscere i dati di un'azienda significa entrare, possiamo dire, nell'intimità, diciamo, nei processi aziendali, conoscere veramente di cosa si occupa un'azienda e quindi anche avere una certa responsabilità, ovviamente. Ecco che quindi, come potete ben immaginare, fare un lavoro di questo tipo, ma come tutti, in realtà richiede una certa preparazione e io ho avuto modo di farla, su Azure, quindi questa piattaforma cloud di Microsoft, tramite una serie di certificazioni. Infatti oggi parleremo sia degli strumenti, però prima parleremo brevemente delle certificazioni, perché penso che sia un argomento che possa interessare a chi ha appena finito gli studi, anche a chi sta studiando. Addirittura, se non ricordo male, alcune certificazioni valgono anche come crediti formativi. Non vorrei dire una stupidaggine, ma mi ricordo di aver letto una cosa del genere. E comunque è una cosa che può aiutare anche a capire chi invece, per esempio, un CTO, un manager può aiutare a dargli una panoramica di quali sono le certificazioni che hanno a che fare
con il mondo dei dati per quanto riguarda Microsoft. E questo discorso dei dati mi sta talmente a cuore e a volte anche difficile forse da spiegare, che ho scritto, diciamo, un piccolo libro, piccolo, veramente niente di che, ma dove cerco di spiegare, di sensibilizzare le aziende proprio a questo tema. Proprio perché è così importante il tema dei dati che, è necessario non improvvisare ed è necessario essere fondamentalmente molto preparati, proprio perché stiamo andando a toccare qualcosa che è core per le aziende, che è veramente molto intimo. Ed ecco perché quindi il motivo di questa introduzione. Questo perché? Perché come abbiamo visto l'altra volta, il cloud è fondamentalmente abilitatore di grandi, grandissime potenzialità, però questo significa che appunto bisogna saperlo usare nella giusta maniera. Perché questa premessa? Perché quando ci vendono il cloud, fondamentalmente ci dicono: beh, il cloud è una cosa bellissima dove tu basta che alzi una levetta e fa tutto da solo. La risposta è no, non è così. In realtà, almeno secondo il mio parere, il cloud ha complicato tutta una serie di dinamiche e quindi a maggior ragione è necessario poter essere preparati sotto questa tematica. Ecco il perché stavamo parlando delle certificazioni. Ora, parlando nello specifico di Azure, Microsoft mette a disposizione una piattaforma. Io mi ricordo tanti anni fa, io ho iniziato ad avere i primi contatti con le certificazioni Microsoft circa 15 anni fa, grosso modo, e diciamo che era molto diverso. Nel corso del tempo, ma recentemente, Microsoft ha fatto una cosa che secondo me è davvero utile. Ha riunito tutta la parte di documentazione, di articoli, di video, tutto quello che serve per imparare la loro tecnologia in un canale, o meglio, in una parte del sito chiamata Microsoft Learn. Microsoft Learn esattamente, infatti, serve a questo. Ora apriamo insieme il link, così da vederlo. E cosa ci dà accesso Microsoft Learn? Ci dà accesso proprio a tutta una serie di percorsi formativi. Ora, come potete ben immaginare, non sono percorsi veramente approfonditi. Io, infatti, quando ho studiato per le mie certificazioni, non mi sono appoggiato solamente a questo canale. Ho avuto la necessità di fare riferimento anche ad altre situazioni, libri più specifici, eccetera. Però mi sono reso conto che questa piattaforma, per chi vuole imparare, per chi vuole conoscere meglio il cloud e in particolare quello di Microsoft, è un ottimo punto di partenza perché dà una visione, possiamo dire, molto ad alto livello degli argomenti e ti dà la possibilità quindi di capire ad ampio spettro quello di cui andremo a parlare, quello che tu andrai a studiare, su cui ti andrai a certificare. Ecco, secondo me questo è un ottimo punto di partenza per chiunque voglia avvicinarsi a questo mondo. Qui abbiamo a che fare con tutta la parte del cloud, quindi non solo la data engineering, ma tutto ciò che ha a che fare con l'utilizzo di Azure. Quindi passiamo dall'amministrazione, piuttosto che l'utilizzo di software più verticali e specifici come la piattaforma Office, lo sviluppo di app, piuttosto che appunto la gestione dati e così via. Quindi qui troverete veramente di tutto, però avete qui la possibilità quindi di creare un vostro piccolo percorso per iniziare a muovere i primi passi in questo mondo. E in effetti, se voi andate scorrendo la pagina in basso, nelle risorse, ecco, qui iniziamo ad addentrarci in quello che è proprio il mondo di cui volevo parlare inizialmente. La parte delle certificazioni, questo diciamo secondo badge, e la parte dei percorsi, dell'esplorazione dei percorsi. Infatti, se uno clicca sui percorsi, l'esplorazione dei percorsi, vedrà proprio come Microsoft mette a disposizione tutta una serie di articoli e di lezioni che uno può anche filtrare in base a dei ruoli. Ecco perché mi interessava farvelo vedere. Ad esempio, se vogliamo andare a vedere tutto quello che riguarda la parte dei dati, qui si parla di analista dei dati, data scientist, data engineer, che appunto è quello che mi riguarda più da vicino, e i vari livelli di difficoltà. Quindi, andando ad agire su questi filtri, è possibile iniziare a creare il proprio percorso formativo, iniziare a dare una rapida scorsa a quelle che sono le
ottime funzionalità, le grosse potenzialità, scusate, di Azure in questo mondo. Sono articoli che, appunto, come adesso vi faccio vedere, adesso lo avvio, quindi va bene, ci saranno tutta una serie di passi, wizard, eccetera, però se andiamo a vedere, gli articoli sono piuttosto succinti, ecco perché vi dicevo, non vanno così nel dettaglio, per cui sarà necessario comunque, per chi vuole certificarsi, affiancarli con qualcos'altro, però francamente mi hanno dato veramente lo spunto per riuscire a capire come girava il fumo nell'ambiente, mi hanno dato la possibilità quindi di capire anche dove, su quali argomenti dovevo andare a fare un focus in maniera un pochino più specifica. Ecco, perché quindi abbiamo la necessità di studiare, di approfondire tutti questi argomenti? È proprio perché tutte queste cose ci porteranno al secondo step di cui parlavamo, cioè quello delle certificazioni. Ora, il mondo delle certificazioni di Microsoft è un mondo che all'inizio può sembrare complicato, perché nel corso del tempo Microsoft ha cambiato le proprie certificazioni. Io mi ricordo quando ho iniziato, per esempio, sulle certificazioni, apprendendo le certificazioni su SQL Server, erano forse più verticali su dei prodotti, adesso invece sono cambiate, e se parliamo soprattutto di certificazioni basate sui ruoli. È possibile avere il link del sito in chat? Sì, ve lo giro, faccio un bel copia e incolla nel frattempo. Ecco, questo è quello delle certificazioni, se invece vi fermate prima al Learn, ecco lì è la route da cui poi potete navigare. Ecco, tornando al nostro discorso delle certificazioni, queste sono appunto basate sui ruoli, quindi da un po' di tempo Microsoft si sta dirigendo sotto questa direzione. Ecco che ad esempio io ho seguito le certificazioni relative a Data Engineering. Quando andiamo qui dentro, Microsoft ci dice esattamente quali esami dovremo superare per avere questa certificazione. Io, ad esempio, ho preso prima la parte di Fundamentals, che serve per avere una visione a, 360 gradi delle funzionalità di Azure e di come funziona, grosso modo, la piattaforma, e poi sono andato a fare appunto una verticalizzazione sulla certificazione di Data Engineer. Quando l'ho fatta io in realtà era composta da due esami, adesso sono cambiate ulteriormente le cose, però diciamo che come struttura è sempre la solita. Voi se navigate questa parte delle certificazioni avrete sempre un'indicazione di quali esami dovete superare per ottenere quella specifica certificazione. E parlando di certificazione, infatti vedo anche qualcosa relativo a Azure Fundamentals in chat. Consigli di studiare sulle lezioni di Microsoft sia sul libro? Sì, io direi di sì, perché? E vi spiego, anzi, è un'ottima domanda e mi dà anche l'opportunità di spiegarvi perché questo discorso. Ad esempio, la certificazione Fundamentals prende in esame sia la parte di amministrazione, la parte contrattuale, la parte di costi e la parte tecnica. Io, avendo una formazione più tecnica, basata quindi su tutto il mondo dei dati, è una parte che avrei potuto fare, a livello fundamentals, quindi veramente base, avrei comunque potuto studiare anche magari su queste risorse. Però il problema qual è? Il problema è che poi vai ad affrontare altre tematiche, a cui, per esempio, io ho trovato magari un pochino più difficile affrontare la parte contrattuale, di costi, perché è una parte che mi riguarda meno da vicino. E quindi il libro mi ha dato la possibilità di partire proprio con un percorso dall'inizio alla fine e di seguire tutte queste cose. Purtroppo non per tutte le certificazioni ci sono dei libri. Ad esempio, quando poi ho dovuto affrontare la parte proprio relativa alla data engineering, ecco, in quel caso, stavo guardando anche poco prima del webinar, ecco, in quel caso le cose si fanno un pochino più difficili. Perché? Perché i libri, danno chiaramente vanno molto nel profondo e quindi ti danno la possibilità di affrontare
molto bene l'argomento. Attualmente, per alcuni esami tipo il DP203, che dovrebbe, se non ricordo male, dovrebbe essere proprio questo, il suo codice esatto, DP203, beh, su Amazon esistono libri come questo. Ora, questo non è quello del 203, ma è un altro libro simile, dove fondamentalmente sono test, domande, una dopo l'altra. E di conseguenza cambia un po' l'approccio allo studio. Io personalmente mi trovo molto bene nel seguire un approccio dall'inizio alla fine con un libro, ma mi rendo conto che oggi non sempre si utilizza questo approccio. Infatti, come dite giustamente in chat, oggi si fa riferimento molto alla documentazione online, eccetera. La cosa che scoprirete è che, almeno per quanto riguarda Microsoft, passando però da questi libri, avrete sulle risposte avrete il link a della documentazione molto più approfondita, sempre di Microsoft, ma molto più approfondita, che vi aiuterà a capire meglio l'argomento. Ecco perché vi dicevo quindi, beh, gli articoli della Microsoft Learn sono ottimi, però da soli forse non bastano, dovrete fare uno step aggiuntivo, ma sono sicuro che posso confermarvi che veramente ne vale la pena, perché comunque ottenere una certificazione è un grosso riconoscimento da parte di Microsoft. Gli esami non sono, diciamo così, banali. Ci sono delle domande, addirittura molti prendono in esame dei casi reali. E quindi, ecco, diciamo, è un bel riconoscimento da parte di Microsoft. E poi sicuramente questo vi offre anche grosse opportunità, nel mondo del lavoro. Ecco perché quindi sì. Certificarsi, quindi avere la possibilità di poter dimostrare le proprie competenze oggi è qualcosa di fondamentale, tanto più appunto sui sistemi cloud con cui lavoriamo quotidianamente. Parlando quindi un pochino più nello specifico, per quello che riguarda il viaggio dei dati, quindi la data engineering, ecco, quando noi parliamo dei dati che entrano a far parte di un'azienda, beh, parliamo veramente di un viaggio. Quella che ho trovato online è fondamentalmente una piramide che vi fa vedere il viaggio dei dati dall'inizio alla fine. Quindi noi generalmente, quando un'azienda vuole ottenere dei risultati, delle informazioni, quindi convertire il dato in informazione, cioè qualcosa che è utile poi per prendere una decisione, beh, le fasi che corrono nel mezzo sono tantissime. E questa piramide ben le rappresenta, perché abbiamo prima una parte di collezionamento, quindi una parte che ha anche a che fare con l'hardware, perché si parla ad esempio di IoT, oggi si parla molto di Internet of Things, oppure di Industria 4.0, quindi tutta una serie di interconnessioni che servono a creare dati grezzi. Questi dati grezzi in qualche maniera poi però devono arrivare a definire pochi numeri semplici da capire che diano la possibilità di prendere delle decisioni. Mi ricordo ad esempio alcuni anni fa, per un'azienda che produceva radiatori, fu creata una macchina che veniva utilizzata proprio per assemblare, diciamo, una parte del radiatore, senza entrare nello specifico, ma la parte che mi coinvolgeva qual era? Bene, fondamentalmente i dati telemetrici della macchina dovevano essere presi dopo ogni lavorazione, spostati su un server, e a fine giornata questi venivano analizzati, perché questa azienda teneva molto alla qualità dei suoi prodotti e di conseguenza voleva valutare i vari fornitori e la qualità delle varie lavorazioni. Questo gli dava la possibilità di essere una delle aziende più competitive sul mercato nel loro settore, perché la lettura dei dati. Ecco che quindi il dato fondamentalmente è davvero il core di ogni azienda. Ed è giusto, è necessario saperli analizzare. Però, come vedete, da questa piramide il viaggio è lungo, perché appunto dicevamo, la parte di collezionamento, quindi c'è dove vado a prendere questi dati, quali dati vado a prendere, e la parte software, che è quella che poi vediamo nel secondo step, move store, cioè di spostamento dei dati, deve essere una parte software che è affidabile, che siamo sicuri non smetterà mai di funzionare, anche perché spesso deve lavorare anche a delle velocità piuttosto sostenute. E spesso diciamo che questa parte, fino allo step successivo, explore, transform, o meglio in parte, ecco, queste generalmente sono proprio degli step che vengono realizzati dal data engineer. Poi, andando sopra, verso la parte alta della piramide, ecco, qui si va invece in un campo che spesso è più,
più gestito, utilizzato dai data scientist. Perché? Beh, perché una volta che abbiamo questi dati pronti, sicuri, in degli ambienti che li proteggano, che ne garantiscano, possiamo dire, la qualità, che ne garantiscano la sicurezza, eccetera, beh, cosa ci facciamo con questi dati? Ecco, qui appunto entra in gioco un'altra figura, il data scientist, che cosa fa? Crea dei modelli, e fino al punto di poter realizzare anche modelli predittivi, eccetera, oppure vengono utilizzati per fare business intelligence, quindi cosa significa poter visualizzare cosa sta succedendo all'interno di un'azienda. Quindi generalmente i dati servono almeno per due o tre finalità, cioè studiare cosa sta succedendo al momento, poter predire entro certi limiti cosa succederà e addirittura prendere delle decisioni. Tutto questo viene fatto, appunto, viene ottenuto tramite, diciamo, questa piramide, che però, come dicevo prima, prevede la collaborazione di figure diverse, quindi il data engineer e il data scientist, poi spesso vengono confuse, spesso è una sola persona, ora non parliamo di questo dettaglio, però stiamo parlando di una parte fortemente legata al software, che è la parte bassa, una parte fortemente tecnica, e una parte che poi invece generalmente si trasforma più in una parte legata ai modelli matematici, statistici e previsionali. Ecco, il data engineer quindi è molto legato alla parte più bassa di questa piramide. Perché? Perché qui vi ho riportato, diciamo, alcune cose che fa il data engineer, quindi fondamentalmente è un tecnico informatico che si occupa di progettazione software. Spesso i linguaggi utilizzati sono Java, Python, SQL, C Sharp, ma variano continuamente, quindi diciamo dipende dal caso d'uso. È una persona che lavora molto con i sistemi distribuiti, con i big data, che conosce le strutture dati, per esempio i dati strutturati come i database, e che soprattutto ne assicura l'affidabilità dei dati, l'efficienza, le performance e la qualità. Quindi ecco perché vi dicevo prima, stiamo parlando di un ruolo fortemente tecnico, di un ruolo che ha molto, molto, molto a che fare con l'ingegneria del software. E infatti ho trovato su internet questa immagine che secondo me è veramente rappresentativa. Il data engineer è una persona che sta effettivamente un po' nel mezzo tra chi si occupa puramente di software, chi si occupa puramente, diciamo, di matematica tramite appunto questi modelli. E come vedete, il data engineer ha a che fare sì con dei linguaggi di programmazione, qui vediamo Java, piuttosto che JavaScript, C++, eccetera, ha a che fare con infrastrutture, perché per esempio spesso questi carichi di lavoro vengono eseguiti sì in cloud, ma anche su macchine, spesso sono macchine Linux, oppure comunque con sistemi più grossi che hanno a che fare per esempio con il transito dei messaggi, chi magari ha avuto modo di sentire parlare di Kafka o di altre situazioni del genere. Ecco, qui stiamo non stiamo parlando più della programmazione vera e propria, ma proprio dell'utilizzo e la progettazione di alcuni sistemi. E poi chiaramente ha a che fare anche con la data analysis, perché come vi dicevo prima, poi spesso certi ruoli vengono anche un pochino sormontati l'uno dall'altra. E la mancanza di C# nella sezione data engineering mi pare una vera svista. Sì, posso essere d'accordo con te. E eccetera, DBA pure, giustamente, perché effettivamente abbiamo anche a che fare con l'amministrazione di database. Quindi tutto quello che state anche voi aggiungendo nella chat è corretto e vi fa capire una cosa, che il ruolo del data engineer, quando parliamo di dati, parliamo di un universo, veramente, veramente di un mondo. È il motivo per cui a me personalmente piace questo ambiente, proprio perché dobbiamo far collaborare sistemi diversi per acquisire dati, trasformarli e renderli sicuri da qualche parte, in modo che poi altre persone possano farci dei calcoli sopra. Ecco, questo è quello che generalmente fa il data engineer. Ed ecco perché ora arriviamo un pochino alla parte più pratica, ovvero Azure, fondamentalmente, cosa mette a disposizione in tutto questo mondo? Ecco, Azure mette a disposizione tutta una serie di servizi
diciamo, vorrei fare una premessa. Il menu di Azure, come anche quello di altri cloud, non è che è diviso a reparti compartistagni tipo strumenti per data engineers, strumenti per quest'altro tipo di attività. No, perché molte cose, molti servizi possono essere utilizzati per lo sviluppo magari di software, per esempio gestionali, siti, eccetera, e altri invece per il calcolo di processi utilizzati in un processo appunto di data engineering, di data pipeline. Quindi fondamentalmente Azure mette a disposizione una pletora di servizi e oggi andiamo a vedere alcuni dei quali vengono utilizzati spesso proprio per fare elaborazioni sui dati, quindi il classico ruolo del data engineer. Se noi infatti andiamo sul sito di Microsoft, di Azure, finalmente hanno cambiato la home page con qualcosa di un pochino più serio. L'altro giorno c'era una macchina 3D di un videogioco, ecco ora insomma, c'è qualcosa di un pochino più dignitoso. Se noi andiamo fondamentalmente sui prodotti, ci si apre questo menu. Ora, come vedete, cercano di dargli una, chiaramente, una settorializzazione, no? Vedete analisi, calcolo, contenitori, database, eccetera. E diciamo che la prima cosa che volevo farvi vedere, analizzare insieme a voi, è appunto quando andiamo nel mondo dei database, quello che ci mette a disposizione Microsoft. Microsoft Azure ci mette a disposizione un database proprietario chiamato Azure SQL, che poi fondamentalmente è il motore SQL Server con alcuni cambiamenti, Cosmos DB, che poi vedremo anche dopo un pochino più nel dettaglio, e anche dei database open source, Postgre, come in questo caso, ma anche MySQL, eccetera. Andiamo infatti un pochino più nello specifico. Allora, la slide successiva, che mi riporta il link, ok, Azure VM. L'altra volta, per chi non era presente, abbiamo parlato di un grosso distinguo, ovvero il modello di business dei tipi di servizi che ci mette a disposizione il cloud provider. Generalmente abbiamo a disposizione Infrastructure as a Service, che quindi ci dà la possibilità di gestire, per esempio, come in questo caso, delle macchine virtuali, o piuttosto una Platform as a Service, un Software as a Service. Ecco, per quanto riguarda la parte dei database, noi abbiamo a disposizione, soprattutto per quanto riguarda SQL Server, tutte le opzioni che vogliamo. Ovvero, possiamo creare delle virtual machine con sopra SQL Server, possiamo comprare dei servizi già gestiti, Azure SQL Database, oppure delle intere istanze. Però, diciamo, senza andare a fare a complicare troppo le cose, ecco, fondamentalmente Azure ci permette di fare queste due cose principali, ovvero di poter comprare una macchina virtuale e installare sopra SQL Server, oppure crearla con già installato sopra SQL Server, piuttosto che creare un servizio. Vi faccio vedere. Se infatti noi andiamo, diciamo, nel pannello di controllo di Azure, cosa ci troveremo di fronte? Ecco, questo è il mio pannello di controllo. Io ho una mia sottoscrizione, che è una sottoscrizione a pagamento. Quindi, come vedete, e come ho detto già l'altra volta, i servizi sono tutti spenti perché sono di braccino corto. Ora, a parte gli scherzi, però effettivamente vorrei evitare di fargli evitare i costi. Fondamentalmente, ecco, questo è il pannello di controllo. Tutte le volte che io voglio creare una risorsa su Azure, passo da qui. E dove vado? Vado su Create Resource. Qui ho proprio la possibilità di creare una virtual machine. Quindi se io creo una di queste, clicco su Virtual Machine, cosa avrò la possibilità di fare? Avrò la possibilità innanzitutto di scegliere un gruppo di risorse, quindi diciamo un contenitore logico, ecco, né più né meno. Ho la possibilità di scegliere una zona dove andare a creare questa macchina virtuale, perché se vi ricordate l'altra volta abbiamo detto, beh, per ragioni di sicurezza, di performance, io potrei decidere di installarle dove voglio. Daniele, puoi zoomare un attimo la schermata? Grazie. Vediamo se... Ottimo, perfetto, grazie. Ok, perfetto. Quindi, dicevo, ci dà la possibilità di andare a scegliere dove andare a creare questa macchina, ma soprattutto ci dà la possibilità di scegliere un'immagine. Cioè, fondamentalmente, qua Azure ci dice, sì, ma tu, questa macchina,
cosa ci vuoi mettere sopra? E qui qualcuno sgranerà gli occhi perché la prima macchina che Microsoft ci mette a disposizione è Linux. Ma come? Ma davvero? Sì, effettivamente ormai sono alcuni anni che c'è uno slogan in giro dove dice che Microsoft loves Linux, che effettivamente Microsoft si è avvicinata all'open source e questo è vero. Anche perché, considerate una cosa, parlando nello specifico per il mondo della data engineering, oggi come oggi, molti processi avvengono proprio su macchine Unix. Quindi ci sono processi che girano su macchine Linux, su cluster di macchine Linux, e di conseguenza possiamo dire che sì, una grossa fetta, se non la maggior parte di questi tipi di attività gira proprio su software open source, e di conseguenza Microsoft l'ha abbracciata. Cosa ci permette di fare? Quindi possiamo scegliere un'immagine, possiamo scegliere anche il taglio della macchina, perché chiaramente noi possiamo avere necessità diverse, quindi potrebbe bastarci una macchina più piccola, una macchina più o meno potente, e come vedete qui ci sono anche i vari prezzi che possono venire fuori. Ma quello che volevo farvi vedere è che se io premo su See All Images, quindi vediamo tutte le possibilità che ho di installazione, bene, a un certo punto io ho anche la possibilità di andare a scegliere delle macchine, ecco qua, dove ho già installato il SQL Server, il database. Per chi conosce un pochino SQL Server saprà che i database proprietari, tanto SQL Server quanto Oracle e altri, chiaramente hanno dei costi di licenza. Ecco, in questo caso, andando a selezionare, a scegliere un'immagine di questo tipo, i costi di licenza sono già annegati, comprensivi all'interno della macchina. Quindi avete questa possibilità di non dover comprare subito una licenza, ma di poterla pagare su nel tempo, appunto, con questi tipi di immagine. Se voi scegliete una di queste, oltretutto Azure lo riconosce che quella macchina in realtà ha la funzione di ospitare un database, e vi mette anche a disposizione tutta una serie di strumenti per quanto riguarda il backup, la gestione dei backup dei database, per quanto riguarda la sicurezza, eccetera. Ecco, questo è il mondo delle virtual machine. Quindi io dico, ho un database, quindi un scenario chiaramente classico nel mondo della data engineering, dove lo metto? Ecco, una possibilità è lo metto su una macchina, su una virtual machine, e questo è uno dei modi in cui posso farlo. L'altro scenario, però, è quello che io possa, invece di una virtual machine, possa voler utilizzare un servizio, il servizio per esempio Azure SQL, quindi non dovermi occupare anche della gestione della macchina. Vi ricordate, l'altra volta abbiamo detto sì, infrastructure as a service significa, quindi in questo caso specifico, significa anche però doversi occupare del server, quindi il patching del server, la sicurezza del server, cioè l'unica cosa che fa Microsoft è dirti, guarda, io sì, ok, te la installo, eccetera, però poi in realtà io mi occuperò della parte fisica dell'hardware, il resto sta a te. Ecco, se noi invece vogliamo evitare di doverci assumere questo onere, dobbiamo passare al livello successivo, che è quindi quello di gestire un platform as a service e software as a service. Per i database c'è esattamente il solito concetto. Perché? Perché se io ritorno sulle mie risorse e voglio creare una nuova risorsa, ecco che qui a questo punto ho la possibilità di creare un SQL database. Cosa significa? Appunto, creare il servizio. Cosa significa creare questo servizio? Significa che fondamentalmente io non avrò da gestire la macchina virtuale sottostante, ma avrò semplicemente la possibilità, l'onere di gestire la parte vera e propria di gestione del dato. Ed è una cosa che può essere molto comoda. Perché? Perché fondamentalmente, appunto, vi libera di tutta una serie di incombenze che spesso sono a carico di sistemisti e di altre figure. In questo caso è molto più limitato. Cosa dobbiamo fare in un caso del genere? Ecco, Azure cosa ci dà la possibilità di fare? Ci dà la possibilità di creare, appunto, di dare il nome a un database, di creare un Elastic Pool, ora senza fare troppi discorsi, però diciamo che l'Elastic Pool è
un'installazione particolare di questo servizio database dove io ho la possibilità di dividere una certa potenza di calcolo fra più database, appunto un pool di database, ma possiamo anche creare un singolo database. Io su alcuni clienti, dove non avevano necessità, hanno un'installazione di un singolo database. Cos'è che ci può interessare? Ecco, il fatto che, vediamo, ok, non ci permette di farlo, ok, che comunque quella di selezionare una risorsa, perché chiaramente la domanda è, ok, però questo database, come vale anche l'analogo discorso per le macchine, ma quanto deve essere, fra virgolette, potente e capiente? Ecco, qui possiamo andare a scegliere esattamente la stessa cosa. Chiaramente questa cosa inficia sui costi. Infatti, se noi andiamo a vedere uno strumento molto utile, che si chiama Azure Pricing Calculator, il calcolatore dei costi di Azure, cosa possiamo fare? Andiamo esattamente a vedere la stessa cosa, cioè io scelgo una serie di servizi, il servizio che mi interessa, e la domanda è quanto mi costa. Quindi, supponiamo di voler prendere un database appunto di quel tipo, quindi database SQL di Azure, ecco qua. Cosa mi viene chiesto? Beh, qui mi viene chiesto per il calcolatore, dove lo vuoi inserire? Ma supponiamo di volerlo inserire in Europa, quindi andiamo a selezionare. Allora, vediamo un po', qui abbiamo Stati Uniti, Regno Unito, Norvegia, Germania, per esempio. Tipo di database singolo. Zona di ridondanza, quindi io non ne faccio, supponiamo di avere necessità di un database piuttosto per lo sviluppo, ok? Quindi niente di particolare. Modello di acquisto DTU, che sono fondamentalmente un misto fra processore e memoria, e un livello di fondamentalmente di performance, no? Diciamo anche proprio le più basi, ok? In questa situazione, con un utilizzo di 730 ore, che fondamentalmente è attivo tutti i giorni per tutto il mese, mi verrebbe a costare $6 al mese e poco più. Capite bene che quando c'è da sviluppare, da realizzare dei prototipi, beh, sicuramente una cosa è dover spendere qualche migliaio di licenza, oppure una situazione diversa è, magari facendo qualche compromesso sulle performance, andare a spendere cifre di questo genere. Ma anche crescendo con diciamo le risorse, comunque si ha la possibilità di avere dei prezzi decisamente abbordabili. Ad esempio, posso anche pagare circa $40 al mese. Chiaramente, più salgo, più che, come vedete adesso, uno potrebbe spendere anche molto, molto di più. Chiaramente tutto in base alle performance di cui ho bisogno. Però, se ci pensate bene, poter partire da pochi dollari al mese è qualcosa che è veramente interessante, che vi può essere veramente utile. E lo stesso concetto vale anche per i database open source, che sono interamente gestiti, come in questo caso Postgres o MySQL, o appunto altre situazioni. Se noi volessimo fare un comparison con una virtual machine, ad esempio, chiaramente le situazioni sarebbero molto diverse. Quindi, se io vado su calcolo, macchina virtuale, ecco qui che mi è stata aggiunta la parte della macchina virtuale, io già lo vedete da qui, dalla prima situazione in basso, si parla completamente di altre cifre, però comunque, diciamo, se, ecco qua, se io andassi a configurare una macchina con SQL Server, che quindi deve includere la licenza, anche andando chiaramente a cercare delle performance piuttosto bassine, però vedete bene che mensilmente comunque si parla di, insomma, cifre piuttosto importanti, ecco. Quindi ora io chiaramente possiamo scendere andando a gestire tutta una serie di fattori, però capite bene che l'incidenza dei costi, quando si vanno a fare scelte di questo genere, è molto importante, ed è una leva che, insomma, può cambiare veramente, può essere importante in fondo al mese sul budget. Perché abbiamo fatto tutto questo discorso? Perché si ritorna al discorso di prima delle certificazioni, cioè con il cloud, neanche prima, ma diciamo ora è semplicemente più visibile la situazione, non possiamo improvvisare.
Cioè, bisogna sapere quello che facciamo e sapere cosa quello che facciamo, dove andrà a inficiare e cosa potrebbe cambiare. Ora, qui stiamo parlando di prezzi, ma i prezzi sono una parte chiaramente molto, molto importante all'interno di un progetto. Ora, andando avanti fra le opzioni che abbiamo a disposizione per quanto riguarda Azure, quindi abbiamo visto le virtual machine, i servizi gestiti, Azure mette a disposizione anche un database proprietario che ha creato negli ultimi anni che si chiama CosmosDB. CosmosDB fondamentalmente è un database che invece vi può essere utile se avete bisogno di gestire dei dati destrutturati. Perché fondamentalmente è un NoSQL, quindi non è un database relazionale, ma che è interessante, implementa diverse API. Quindi per chi conosce un pochino l'ambiente, CosmosDB implementa sia le API per esempio di Gremlin che le API di Cassandra che altre API che vi permettono quindi di utilizzarlo un po' come se fosse un Cassandra, un Gremlin o altre situazioni. Perché è comodo? Cos'ha di particolare questo database? Che è un database distribuito ed è un database nato per le altre prestazioni. Quindi caso per esempio se voi avete, stiamo parlando di un'industria, e avete appunto delle macchine che generano dati in continuazione, dati anche destrutturati, ecco, forse avete necessità appunto di un posto dove andare a inserire questi documenti JSON, per esempio, e di andarlo a fare anche con una frequenza, una velocità importante. Ecco, Azure CosmosDB potrebbe fare a caso vostro. Quindi abbiamo visto database relazionali, abbiamo per esempio SQL Server in forma di virtual machine, in forma di servizio, abbiamo dei database open source, tipo Postgres o tipo MySQL, oppure abbiamo anche un database NoSQL, come in questo caso, come CosmosDB. Anche in questo caso, sapere cosa scegliere può fare la differenza, perché anche in questo caso i costi cambiano e soprattutto proprio cambia la funzionalità, quindi potremmo anche trovarci a sbagliare completamente approccio. Ma cos'altro ci mette a disposizione Azure per il nostro lavoro di Data Engineer? Ecco, uno strumento che ci mette a disposizione sono le Azure Data Factory. Ora, qui entriamo in un mondo che per chi conosce Microsoft da anni forse sarà un po' nostalgico. Se dico SSIS, SQL Server Integration Service, ricorda qualcosa a qualcuno? Posizione in alto. No. Vediamo se c'è qualcuno. Beh, qualcuno. No, ok. Cos'erano? Cosa sono, anzi, gli Integration Service? Fondamentalmente era un sistema utilizzato da Microsoft, bravissimi, i vecchi package che ricordi, no? Che giustamente poi quando gli andavi a fare l'upgrade non funzionava più nulla, però ora, a parte gli scherzi, in realtà sono stati e sono tuttora molto utili. Cosa succedeva? Ecco, fondamentalmente questa è una tecnologia proprietaria di Microsoft, dove dava la possibilità di creare delle pipeline di dati, quindi delle trasformazioni di dati, che ne so, vado a prendere i dati da un database, da una tabella, più quelli da un file, li aggrego insieme, faccio una sorta di calcolo e vado a salvare tutto in un altro database. E fondamentalmente è un pezzo di software, quello di cui stiamo parlando, però in alcuni casi, ecco, tramite gli integration service era possibile farlo in maniera, diciamo, più o meno visuale, dove andavo a creare una serie di step, di blocchi, dove l'uscita di uno poteva corrispondere all'entrata di un altro, e mi permettevano di fare appunto tutta una serie di operazioni, e appunto, come scrivete bene, proprio le tipiche ETL, extract, transform e load di SQL Server. Poi in realtà avevano anche altre, potevano lavorare non solo con SQL Server, con tante altre situazioni, però ecco, fondamentalmente erano proprio quello. In Azure ci troviamo le figlie di questi integration services chiamate Azure Data Factory. Azure Data Factory appunto ci dà la possibilità di avere un approccio di questo tipo per quanto riguarda i nostri processi di ETL, appunto. Oggi li chiamiamo data pipeline perché è più carino, perché è più alla moda, ma fondamentalmente di quello si tratta, cioè prendere un dato da una parte e portarlo dall'altra, facendogli fare determinate trasformazioni.
Andiamo a vedere un attimo nel dettaglio queste Azure Data Factory. Quindi se io torno sul mio portale di Azure, sì, annulliamo tutti i cambiamenti, se no spendo un sacco di soldi. Ecco, Data Factory. Quindi la risorsa di cui noi vogliamo parlare sono proprio le Data Factory. Allora, io avevo precedentemente già creato una request che, come potete immaginare, è spenta. Però se io vado dentro questa data factory, questa pipeline, io ho la possibilità di vedere cosa? Di vedere un po' di proprietà, di metriche, cosa che è trovata in ogni servizio di Azure, ma soprattutto un IDE, diciamo, un ambiente di sviluppo, che è appunto web-based in questo caso. E un attimo che carica. Ecco qua. E ci dà la possibilità appunto di creare queste pipeline. Per lavorare con i DTSX si lavorava, se non ricordo male, con Visual Studio, con un'estensione appunto per i dati. E adesso diciamo la moda, ma in effetti anche comodo, si lavora più volentieri anche su delle interfacce web. Quindi in questo caso io ho a disposizione proprio le stesse funzionalità. Quindi se io vado sulla parte di sviluppo, io ho delle pipeline dove fondamentalmente, ecco, per chi ha lavorato con i package, con i DTSX, eccetera, forse si ricorderà qualcosa del genere. Ecco, esattamente, sì, i SQL Data Tools, bravissimo. Sono proprio quelli, perché non è passato effettivamente. Però fondamentalmente l'approccio era qualcosa di questo tipo, quindi io ho visuale, no? Posso creare visualmente una serie di blocchetti che poi farò girare. Quindi questi blocchi mi permettono di fare delle funzioni, di eseguire delle funzioni predeterminate, quindi lettura, scrittura e trasformazione, fondamentalmente. In questo caso su Azure hanno aumentato anche le connessioni, no? Quindi adesso è possibile prendere, leggere e scrivere i dati da molte più fonti, tutte quelle che oggi diciamo utilizziamo, eccetera. Però ecco, l'idea qual è? L'idea rimane sempre quella. Microsoft dice che ci mette a disposizione qualcosa dove tu non devi andare a lavorare troppo sul codice, è più un configuratore e il resto ci penso io. Scelta sbagliata, scelta giusta? Oh, dipende dai casi d'uso, non possiamo dire non possiamo dire a priori cosa sia sbagliato e cosa sia giusto. Generalmente la risposta è dipende, come in tutte le situazioni. Io francamente, ma è solo una mia scelta personale, quindi vale poco e niente, a me piace, mi trovo meglio a lavorare con il codice, ma ho tanti colleghi che invece da anni sviluppano con strumenti di questo tipo e vanno alla grande, assolutamente. Questa era appunto, diciamo, è una tecnologia proprietaria Microsoft che poi si è evoluta appunto nelle Azure Data Factories. Cos'altro abbiamo però a disposizione oltre a questo? No, non volevo spostare niente. Abbiamo a disposizione un altro strumento che sono le Azure Function. Sì, ora ci arriviamo all'esempio di codice, giustamente. L'Azure Function partono da un concetto completamente diverso, ovvero non ti do, o meglio, non ti metto a disposizione un server, anche se ovviamente nascosto c'è sempre un server, ma ti do la possibilità semplicemente di caricare del codice da qualche parte e di eseguirlo. E questo qui è il paradigma serverless. Quindi fondamentalmente io cosa ho? Ho un codice che può reagire, essere attivato da tutta una serie di stimoli. Per esempio, arriva un file sullo storage che dopo vedremo, posso configurare queste Azure Function, è rimasto il titolo vecchio, posso configurare queste Azure Function per eseguire il codice quando arriva questo tipo di stimolo, di trigger, possiamo chiamare, piuttosto che essere richiamate via HTTP. E sì, ci sono diversi trigger che attivano le function. Guardiamone una, per esempio. Così effettivamente guardiamo anche poco codice, poco perché siamo veramente molto a 360 gradi. Però se io entro sempre nella mia sottoscrizione, qui ho appunto, vediamo un po' il test 1, ok.
ho un gruppo di Azure Function. Ecco, questo qui è il pannello di controllo delle Azure Function. Anzi, partiamo anche un attimo da prima, che può essere un argomento che interessa anche molti. Quando io creo una risorsa, andrò a cercare la function app. Fondamentalmente, function app cosa mi permette di fare? Quando io la vado a creare, mi chiederà, e questo può essere interessante per molti, mi chiederà intanto come voglio andare a fare il deploy di questa funzione. Ovvero, Azure dice, tu mi puoi dare sia del codice puro, e in quel caso sarà l'IDE, quindi VS Code o Visual Studio, pacchettizzarlo in modo in maniera che sia comprensibile a Azure, oppure un'immagine Docker. Va bene. Poi soprattutto mi chiede, ma qual è il runtime? Sì, perché come abbiamo detto, Azure non vuole essere lo strumento degli sviluppatori Microsoft, ma vuole essere lo strumento degli sviluppatori, punto. E come abbiamo visto, lavora molto con l'open source. Ecco perché, ad esempio, io qui posso avere Net, ma posso avere Node.js, Python, come nel caso che ora vedremo, eccetera. Posso selezionare chiaramente la versione, quindi Python, che so, 3.8 piuttosto che la 3.6, eccetera, di nuovo dove la voglio andare a inserire. E basta, e queste sono le informazioni di base. Ritornando a quella che io avevo già creato, quindi, cosa abbiamo la possibilità di vedere? Ecco, qui c'è un raccoglitore, appunto, un raccoglitore delle funzioni vere e proprie, perché in realtà ogni servizio è un raccoglitore di funzioni che girano su un certo runtime e che rispondono ad un certo trigger. Ecco perché prima parlavamo, come avete chiesto correttamente, ci sono dei trigger, sì. Quello, diciamo, uno dei più usati può essere l'HTTP, per esempio, per fare dei microservizi, ma può essere un blob, ovvero io indico un blob storage, un'area di storage di Azure, dove gli vado a dire, guarda, quando arriva un file lì sopra, esegui una certa funzione. E può essere comodo, perché ad esempio, proprio per la data engineering, spesso invece di lavorare con dei dati destrutturati su un database NoSQL, posso andare a lavorare con dei file, quindi metto questi file su uno storage e può partire da solo tutta una serie di funzioni. Ora, in questo caso, io ho il mio HTTP trigger, quindi se io entro dentro la funzione, cosa posso fare? Posso andare a vedere il codice, come anche posso avere, diciamo, ho chiaramente un pochino di metriche che mi danno qualche informazione. Se io vado sul codice, con il tempo che lo carica, comunque, se io vado sul codice, lui mi farà vedere tutto quello che c'è nel pacchetto che io ho inserito. Allora, questo qui è proprio il più classico degli Hello World. Quindi è una funzione HTTP che mi ritorna il nome che io fondamentalmente gli passo. Però vedete che, giusto per averne un'idea, io ho pubblicato solo del codice. Non c'è altro da fare. Certo, fatto come vuole Azure, perché Azure ti dice, beh, devono esserci certe regole, un file nominato in questa maniera, ma giusto delle convenzioni, però poi in realtà sono dei file Python, né più né meno. A questo punto cosa posso fare? Beh, mi prendo l'URL della funzione, vado su una pagina del browser, inserisco l'URL che mi ha dato, ed ecco che lui mi risponde. Perché? Perché il trigger, cioè quello che attiva quella funzione, è proprio di tipo HTTP, cioè lei risponde a una chiamata HTTP. E dentro c'era anche scritto che gli potevo dare un parametro, quindi se io entro qui dentro, effettivamente qua vedo, beh, fra i parametri dovresti poter trovare un parametro chiamato name, in modo che se c'è, tratti insomma, quel parametro, ci fai delle cose. Quindi qui vado ad aggiungere un parametro, vedete che cambia il funzionamento appunto dell'Azure Function. Comoda? Beh, è comodissima questa cosa, proprio perché vi dà la possibilità di concentrarvi solo e unicamente sulla logica di business delle vostre funzioni. E questo non è un servizio solo per data engineers, è un servizio che utilizzano data engineers, si utilizza per i dati, ma viene utilizzato per tantissime altre situazioni, come per la creazione di microservizi e quant'altro. Però
è sicuramente una cosa da valutare quando andiamo a realizzare codice di questo tipo. Parlavamo di blob storage, perché un altro strumento che abbiamo a disposizione è quello appunto di avere uno spazio, diciamo qualcosa che sostituisca il backyard disk. Cioè, abbiamo detto, io dove vado a inserire i dati che produco? Può essere un database relazionale, può essere un database NoSQL, ma spesso, e avrete sentito parlare molto di data lake, beh, spesso in realtà vado a buttare letteralmente i miei file in forma grezza, esattamente per come li prendo e li produco, su appunto uno spazio, diciamo, di memoria. Ecco, Azure mette a disposizione anche questa funzionalità. Cosa permette di fare? Ecco, fondamentalmente ci permette di creare dei container. Ora ne vediamo, per esempio, ne vediamo uno, quindi vado a cercare la risorsa che avevo creato. Dunque, c'è un data lake store, eccolo qua, un data lake storage. E cosa ci permette di fare? Beh, ci permette di avere a disposizione dei containers dai quali noi possiamo, per esempio, andare a leggere e scrivere dei file, come vedete in questo caso, per esempio, delle vendite, in formato CSV piuttosto che ABRA, e ci permette di integrare questo storage con tutte le varie altre tecnologie. Ecco, quando andiamo a creare uno storage di questo tipo, abbiamo la possibilità appunto di andare anche a crearlo con una superficie che lo rende compatibile con lo standard POSIX e lo rende compatibile con appunto un data lake. Perché questo? Perché poi questo storage verrà utilizzato anche da altre tecnologie tipo Databricks, quindi Apache Spark, che andranno a leggere i file da lì sopra, li lavoreranno, ci faranno delle cose. Chiaramente capite che anche questa è una parte molto importante e di nuovo dobbiamo sapere cosa facciamo, perché ci sono migliaia di variabili, ci sono diverse variabili. Sicurezza, per esempio, chi può accedere, come può accedere, ma può accedere solo in lettura o scrittura. Costi, per esempio, supponiamo che qui io lo voglio utilizzare solo per fare dei backup, forse non ci accederò mai, allora ho la possibilità di dirgli che questo tipo di storage è uno storage a cui non farò accesso molto spesso, quindi mi abbasserà i costi, però se poi ne avrò bisogno, chiaramente ci vorrà più tempo per tirare fuori di nuovo il file, o piuttosto che all'incontrario. Ecco, capite che considerazioni di questo genere chiaramente richiedono che qualcuno, una persona, sappia quello di cui si sta parlando, proprio per il motivo di cui parlavamo prima. Cioè, se noi andiamo dal menu e andiamo a creare le risorse, è facilissimo. Create, avanti, 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 fatto. Ma poi il rischio di fare dei danni è anche altrettanto elevato. Quindi, maggiore appunto una ragione in più per documentarsi, per sapere quello che stiamo facendo. Altri strumenti, andiamo veloce perché il tempo passa, come sempre, per esempio Azure Databricks, dove ci mette, fondamentalmente abbiamo la possibilità invece di creare un cluster Spark, anche in questo caso ho qualcosa di spento ma che è possibile vedere. E cosa ci permette di fare? Cos'è Spark? Spark è un motore distribuito, scritto in Scala, quindi che lavora su una Java Virtual Machine, che ci permette di prendere dei carichi di lavoro molto pesanti, quindi classici dei Big Data, diciamo dividerli tra i vari nodi del cluster e ottenere il nostro risultato. Ecco, su Azure abbiamo la possibilità di utilizzare questo motore, in questo caso proprio quello di Databricks, che in realtà è un'altra software house che vende anche a Microsoft questo servizio. E io da qui cosa posso fare? Posso entrare nel mio workspace e di nuovo ho a disposizione un IDE di sviluppo web-based che mi permette appunto di lavorare con questi cluster e di fare cose. Ora, io se vado a vedere chiaramente i cluster, in questo momento ce l'ho tutti disattivati, anzi poi vengono anche cancellati dopo un certo tempo di inattività. Il cluster cos'è? Fondamentalmente sono io che vado a dire, in questo caso ad Azure, guarda, la macchina che io voglio che gestisca Spark, quindi questo motore, deve essere fatta in questa maniera, con questi processori, eccetera. Con, diciamo, questi i tagli che abbiamo visto prima per le virtual machine. Motivo? Chiaramente costi e performance. Ma cosa ci faccio poi con questo cluster? Ecco, se io vado sul mio workspace, ok, io ho la possibilità
di andare a far girare su questo cluster del codice. Ora, in questo caso è nella forma di notebook, quindi è una forma interattiva dove ho delle celle in cui io scrivo del codice e queste mi producono via via del risultato. E cosa fa questa, diciamo, questa routine? Non fa nient'altro che andare a leggere proprio dallo storage di cui abbiamo parlato prima, che è un data lake, va a leggere un file e va ad aggregare questo file in una certa maniera. Queste sono delle, per esempio, delle vendite, ma non sono vendite vere, quindi non stiamo facendo nessun danno, sono dei file di test. E cosa succede? Io qui posso farci, per esempio, aggregazioni, calcoli, posso anche scrivere uno pseudo SQL per andare a fare i miei conteggi, e poi, per esempio, posso andare a scrivere i risultati in un'altra cartella da qualche altra parte, in un data warehouse piuttosto che in un'altra parte dello storage dove magari vado a inserire i file puliti e pronti per l'utilizzo. Questo viene fatto in questo caso tramite Spark, utilizzando Python, quindi Python che si interfaccia a Spark e gli fa fare queste operazioni. Di nuovo, anche qui dobbiamo sapere quello che stiamo facendo, perché i cluster possono essere molto costosi, quindi se non stiamo attenti, il rischio è di andare a spendere veramente una barcata di soldi. E ultimo strumento che volevo farvi vedere, ma non sono gli unici, questo era solo per cercare di darvi un'idea molto a 360 gradi di quello che possiamo fare, è Azure Synapse. Synapse cos'è? È quello che Microsoft ed Azure delineano come il data warehouse del futuro, cioè diciamo, la parte dedicata, uno strumento dedicato a chi vuole fare analisi sui dati. Quindi fondamentalmente ci darà la possibilità, anche in questo caso ho brevemente una risorsa attiva di Synapse. Cosa ci darà la possibilità di fare? Ci darà la possibilità, per esempio, di andare a leggere dei file di nuovo da un data lake, di aggregarli, di inserirli all'interno di un data warehouse e infine di farci sopra, per esempio, analisi predittiva, machine learning o anche, per esempio, analytics con degli strumenti di visualizzazione, quindi quelli che ad esempio servono oggi per fare delle dashboard, per dare delle informazioni appunto a chi deve prendere delle decisioni. Cosa succede? Beh, alla fine di tutta questa fiera c'è sempre un sistema di visualizzazione tipo Power BI, come in questo caso, ma ce ne sono tantissime, Tableau, Qlik, ma e tanti tanti altri. Che cosa fanno? Prendono i dati e mi danno la possibilità di rappresentarli in una forma leggibile, grafica, per chi poi deve andare a farci sopra prenderci sopra delle decisioni. Ecco, questi qui, come dicevo, sono solo alcuni degli strumenti. Perché? Proprio perché la data engineering, essendo un insieme di pezzi di software, ogni giorno viene fuori qualcosa di nuovo, ogni giorno ci dà la possibilità di utilizzare nuovi strumenti. Ecco che quindi è un campo in continua evoluzione. Ecco perché diciamo, beh, non è che gli strumenti sono questi. Questi sono alcuni degli strumenti che forse sono quelli usati un pochino più spesso, ma non sono tutti gli strumenti. E ecco quindi la necessità di mantenersi aggiornati. Qui appunto vedete Power BI, come vi dicevo, come sistema per la visualizzazione dei dati. E poi ecco diciamo una parte che riteniamo necessaria e buona. Alcuni hanno paura del vendor lock-in, cioè creo tutta la mia infrastruttura su Azure, poi voglio passare da Azure a AWS, per esempio. Cosa faccio? Beh, chiaramente esistono delle altre possibilità, perché Azure vi permette, ad esempio, di creare dei cluster Kubernetes piuttosto che far girare delle immagini Docker, che quindi in questo modo vi estraggono dalla piattaforma. Cioè, voi avete delle immagini Docker, le prendete e le fate girare anche su AWS, così come il vostro cluster Kubernetes. Chiaramente si parla poi di tutta una serie anche di altre skill, eccetera, però fondamentalmente è possibile fare tutta una serie di queste operazioni. Ecco perché non bisogna avere paura del vendor lock-in, perché appunto basta sapere prima, ecco, come organizzarsi, se può essere una delle cose che possono succedere, e soprattutto considerando quello che dicevamo all'inizio su questo discorso, su questa diatriba che ormai c'era tanto tempo. Microsoft loves Linux, come abbiamo detto, il cloud appunto è
diciamo, is the next big things, come dicono gli americani, cioè è l'ultima scoperta grossa, non è proprio di quelle che cambiano il modo di fare, però come abbiamo visto, in realtà molto è basato su software open source. Chiaramente vendor e provider come Microsoft, come AWS, eccetera, Google Cloud, non fanno nient'altro che prendere questo software open source, magari modificarlo un po' e vendervelo. Ma in tutto questo possiamo dire che fanno anche del bene, perché poi generalmente queste società sono anche all'interno delle varie foundation, quindi apportano anche loro il loro know-how per evolvere questi software. Quindi ecco perché forse oggi non ha più senso parlare di Microsoft come Microsoft contro l'open source, no? Oggi ha più senso parlare di come implementa Microsoft quell'open source, quel software open source, o di come lo implementa AWS, ma poi alla fine ti danno degli strumenti. Ecco che quindi la parte oggi si è spostato molto, quindi tutta questa parte, su un'analisi dei costi, chiaramente, che sono alla base di tutto, e sul sapere utilizzare queste piattaforme per ottenerne il massimo al minimo costo. Sono disponibili dei business case? Sì, Microsoft ha una parte dedicata proprio a questo. L'indirizzo attualmente non me lo ricordo, ma lo metterò nelle slide che generalmente poi vengono messe a disposizione, così troverete appunto delle informazioni. Anzi, Microsoft è piena di business case proprio perché vuole far vedere che insomma che ci sa fare. Noi non ne abbiamo dubbio, visto che ha tanti anni di esperienza nel mondo enterprise, però sì, ci sono tanti business case anche piuttosto dettagliati che spiegano come dicevi tu, quali elementi erano stati combinati, quindi può essere effettivamente una lettura interessante. Ecco che con questo appunto ultimo pensiero io vi ringrazio per la vostra pazienza e niente, spero di essere stato esaustivo, anche se abbiamo parlato di tante cose, ma insomma spero che vi sia piaciuto. Grazie Daniele. C'è una domanda che Daniele ha fatto durante il webinar per un esercizio: creare un database SQL. Sì. Richiede la carta di credito, ti risulta? Perché? Allora, sì, perché fondamentalmente, allora, diciamo che è possibile farlo, prima era possibile anche semplicemente inserire una PostePay. Io, ad esempio, sono registrato con una carta di quelle ricaricabili, quindi non ho una vera e propria carta di credito, e funziona tutto. Però sì, funziona così. È anche vero per chi ha un'azienda che è possibile richiedere dei crediti gratuiti. Questo lo fanno un pochino tutti, lo fa AWS, come lo fa Microsoft, eccetera, e ti danno per un certo periodo magari €100-120 da spendere mensilmente. Con i loro servizi. Però chiaramente questo implica che uno abbia un'azienda, perché poi deve passare anche per un iter. Quindi non, diciamo, una il mio workaround è stato quello di inserire una carta prepagata. Dicono che non le accetta più. Hanno provato. Fantastico. Allora, diciamo, altra cosa che era possibile fare. Quando io mi sono preparato per gli esami di certificazione, nei vari percorsi di cui vi parlavo all'inizio, quindi quelli all'interno della Microsoft Learn, c'è un qualcosa che loro chiamano sandbox, ovvero attivandola è possibile utilizzare delle risorse limitatissime per un certo periodo di tempo, ma che ti servono per svolgere gli esercizi. E quindi, quindi niente, è possibile anche utilizzare questa cosa. Ottimo. In attesa, vediamo se c'è qualche altra domanda. Siamo quasi praticamente al termine del webinar. Vediamo. Ok. Ma io direi di concluderlo. Daniele, sei stato gentilissimo, hai parlato di tantissime cose. Infatti volevo avvisarvi che lasceremo la chat attiva per qualche minuto anche al termine dell'evento, così potete scriverci eventuali tematiche oppure approfondimenti che magari volete fare con Daniele per i prossimi webinar. Nel frattempo io vi invito sempre a andare su Rete Informatica Lavoro se volete cambiare lavoro, se state cercando lavoro,
E detto questo, concludo questa serata. Grazie ancora Daniele, grazie a tutti voi per essere stati con noi. È stato un piacere. È Buona stato un serata a piacere per tutti. me. Ciao Daniele, grazie. Ciao. Ciao a tutti.